112.1, benvenuti a questo nuovo video dove analizzeremo l'ultima vettura 2014 in ritardo, sì, perché il cambiato è già iniziato, ma beh, non ho avuto tempo. La vettura da analizzare appunto era la Lotus E22, che col quale, cioè, per cui voglio iniziare è il muso, che si presenta asimmetrico e appunto conforme al regolamento della FIA. Stranamente, quando se l'ha detto precedentemente, quando era in fase di elaborazione della vettura, perché secondo alcuni il muso non era appunto conforme al regolamento, non sarebbe stato accettato. Così invece non è stato, e appunto la FIA, scusate, ha accettato questo muso asimmetrico, che appunto però permette un benessere, diciamo, aerodinamico della vettura. Dall'alto possiamo vedere che le pance sono più piccole rispetto a quelle della Mercedes. Tutto questo a favore appunto di una maggiore emissione di aria in tutto il piano vettura, e appunto per favorire delle maggiori prestazioni da parte dal punto di vista aerodinamico della vettura della casa di Ainston. Se andiamo al retrotreno, vediamo appunto il tubo centrale, come da regolamento per il campionato, un pilone centrale che appunto regge l'alettone, e il fondo, che è parecchio, ha un diffusore parecchio rastremato, e cosa dire, sospensioni pull rod a posteriore e push rod anteriore, e questa è l'analisi della Lotus 22. Ricordare la coppia dei piloti, che è Pastor Maldonado e Romain Grosjean. E su questo vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto da Philips N1.